Bentornati alle recensioni post-punk di Frusciante. Era un po' che non ne facevo una e questa mi è stata richiesta a gran voce. Sono stato abbastanza zitto finora per poter leggere e sentire un po' le opinioni degli altri. La recensione di oggi sarà breve, ma spero per voi interessante. Il film che tratterò è The Hateful Eight del buon Quentin Tarantino, film odiato, amato, disprezzato, di cui spernacchiato a volte o idolatrato come capolavoro assoluto, oppure semplicemente definito spazzatura come hanno fatto Fofi o Bertarelli o altri critici togati, diciamo così. Quindi sono qui per dire la mia su questo nuovo film di Tarantino. La trama è questa: periodo western, quindi secondo western che gira in realtà Tarantino dopo Django, un gruppo di cacciatori di taglie che sono Samuel Jackson e Kurt Russell si ritrova insieme per puro caso nella tormenta devono raggiungere ovviamente la città di Red Rock per portare entrambi i propri, diciamo così, trofei. Samuel Jackson, alcuni killer che ha ammazzato, e quindi per andare a riscuotere i soldi, invece Kurt Russell per portare, mi pare, Daisy, la grande Jennifer Jason Leigh, a Red Rock per essere impiccata, perché lui ama essere chiamato il boia e ama vedere impiccare chi cattura. Durante il loro viaggio, va già detto che Kurt Russell e Samuel Jackson lo incontra e già lo carica, quindi non sono amici, però si conoscono, diciamo, di fama e si sono incontrati un paio di volte. Incontrano anche un ragazzetto che deve andare a fare lo sceriffo a Red Rock e quindi caricano anche lui su questa carovana. Il problema è che c'è una bufera di neve che li sta per prendere in pieno e quindi sono costretti a fermarsi ad una, diciamo così, locanda nel mezzo del niente, dove incontrano altri vari personaggi. C'è un vecchio ex sudista su una poltrona, il boia che poi è Tim Roth, uno che sembrerebbe un pistolero ma che dice che sta andando a casa a trovare mamma per Natale, che è interpretato dal grande Michael Madsen, e l'altro è diciamo così, il fattore della locanda, cioè quello che fa tutto, quello che porta i cavalli nella stalla e tutto il resto. E l'azione quindi poi si svolge per il 90%, 80% del film all'interno della locanda stessa. Questa è più o meno la trama, e poi la trama prende una svolta diversa quando uno di questi, non vi sto a chiedere chi, viene avvelenato, e da lì parte, diciamo così, l'ultimo atto, quello in cui le carte vengono svelate, insomma, e tutto incomincia a tornare. Diciamo subito che il primo atto, quello costruito sulla carovana, è già fantastico. Cioè, già dalle prime 4-5 inquadrature del Cristo su una croce innevata con questa carovana che arriva da chissà dove, già ricorda il miglior Leone, il miglior Kurosawa, e anche, come ho detto già alcuni su Facebook che mi chiedevano, ricorda anche Carpenter, non tanto solo per l'ambientazione nevosa della cosa, ma anche proprio come scelta di stile, di inquadrature, perché diciamo che tutta la prima parte, specialmente quella in carovana, è giocata molto sul semplice campo e controcampo, sugli spazi ampi e gli spazi ristretti. Quindi Tarantino gioca molto poco con la macchina da presa, come ha fatto in altri suoi film, dove la macchina gira per ore magari o si sposta parecchio. Qui per tutta la prima parte troviamo una quadratura di regia che appunto porta più a un Carpenter che a un John Woo, cosa che amava anche Tarantino stesso. Quindi siamo più, volendo, pur non essendo vicini a livello né estetico né di sostanza alla fine, comunque siamo più vicini come scelta di regia a un film come Le Iene o Jackie Brown, più che a un Kill Bill, che è un Bastardi senza gloria, per capirsi. Una scelta estetica un po' più posata, che è, diciamo così, del nostro Tarantino. Quindi la prima parte, chiunque avesse letto, come ho letto su Internet, una palla, ho smesso dopo mezz'ora, è un troiaio, ma secondo me probabilmente non ha idea di come si scrive una sceneggiatura o di come si guardi un film, perché la prima parte è straordinaria, tutto il pezzo in cui parlano di Lincoln e della lettera che ha Samuel Jackson è strepitoso, il rapporto tra il carnefice e Kurt Russell e la pesa, chiamiamola così, Jennifer Jason Leigh, che andrà a morire a Red Rock, è incredibile per come è gestita nei dialoghi, la scena in cui gli dà la gomitata in bocca appunto e gli dice che loro due devono avere un rapporto vicino e quindi devono avere un rapporto che li unisca a livello di simboli, e quindi se ti do una gomitata in bocca vuol dire che devi stare zitto. Questo modo in cui glielo dice Kurt Russell, quasi amorevole dopo avergli spappolato il naso, è classico del cinema di Tarantino, è proprio un contrappasso del personaggio che passa tutto a un tratto da essere divertente, divertito, violentissimo, ad essere stranamente tranquillo e un'altra volta pronto
molto disponibile a chiacchierare con Samuel Jackson e cazzi loro. E mentre, come ho detto, vanno lì, incontrano anche questo sceriffo giovane, un carattere fantastico, perché è un carattere che durante il film cresce in maniera diversa da come ti aspetti, perché viene presentato come un mezzo coglione, invece in realtà poi così stupido non si vedrà, non è. Come dicevo, quando arrivano alla locanda incontreranno altri personaggi, e anche questi personaggi sono tutti stilizzati in maniera che lo spettatore più avvezzo si rende conto che c'è qualcosa che non va sin dall'inizio. Ma il problema è che Tarantino a questo voleva, perché il film crea un pathos, una tensione incredibile sin dai primi dialoghi all'interno di questa locanda, della quale è incredibile, nessuno si rende conto all'inizio, perché la porta si è sfondata. Già l'idea che quando uno deve entrare e uscire, tutte le volte che sfondano la porta per uscire, la devono risfondare per entrare, devono rinchiodarla tutte le volte quando perdono un casino di tempo. Ed è un'ironia però sotto traccia, un'ironia che non fa sbellicare, un'ironia che appunto ricorda più quella di Jackie Brown che quella a tratti più cacciarona di Django o di altre pellicole di Tarantino. Quindi nel complesso il film, per chi non gli fosse piaciuto, non sto a parlare del terzo atto dove viene svelato il tutto, dove si capisce cos'è davvero successo in quella locanda, che cosa sta succedendo. Il film viaggia fino al terzo atto in una maniera strepitosa. Se, come avevo detto, per Kill Bill utilizzava il sistema opposto del film d'azione, cioè partiva in quarta per finire in lentezza, qui parte in lentezza per finire in lentezza. Tarantino non dà un ritmo in crescendo, rimane sempre con un ritmo, questo sì, da cinema quasi di Agatha Christie, perché il film per un certo punto, a un certo punto diventa un giallo, ma è riduttivo definirlo un giallo. Il giallo serve apposta per portare poi alle reazioni dei personaggi sulla scoperta dello stesso assassino. Come ho detto, il film vive anche di interpretazioni magistrali, perché Kurt Russell, Samuel Jackson, Jeffrey Ferguson League, Tim Roth, Michael Madsen stesso, il grande Bruce Dern sulla poltrona, sono tutti attori, il ragazzo che fa lo sceriffo che non mi ricordo il nome, sono tutti attori che sono sempre bravi, ma anche con Tarantino, guarda caso, danno sempre il doppio e il massimo. E fa piacere poi il grande Michael Madsen, come ho detto, perché a me Michael Madsen mi fa simpatia, come ho detto, nel film dove non ha voglia di recitare lo vedete subito, si mette gli occhiali tutto il film, invece in questo film non ha mai gli occhiali, quindi vuol dire che, come al solito, voleva recitare. Poi tra l'altro, secondo me, Michael Madsen ha la battuta più bella di tutto il Kill Bill, messa in botta da Tarantino sia all'inizio che alla fine dei capitoli, chiamiamo così, cioè quando dice noi meritiamo di morire, lei merita la sua vendetta, con quello squarcio western dietro, che è fantastico. E non è a caso, infatti, che anche qui viene costruito un personaggio enigmatico particolare che parla poco, ma del quale invece capiamo l'importanza sin dall'inizio, quando dichiara di essere lì per andare dalla mamma a passarci il Natale, cosa che risulta già non credibile. Però noi stiamo seguendo tutto il film attraverso gli occhi più o meno di Chuck Russell e Samuel Jackson, fino a un certo punto c'è Kurt Russell, e oltretutto lo seguiamo attraverso una voce narrante che ogni tanto ci dice cosa accade, però questa voce narrante non scopriremo mai di chi è, non sappiamo chi è che ce l'ha nel film, quindi è un vero e proprio narratore esterno, altra cosa che Tarantino non ha praticamente mai usato. Il film quindi in realtà mette in piedi un certo tipo di originalità per Tarantino, perché costruisce un film sì a capitoli, perché il film è diviso come sempre fra lui capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4, capitolo 5, anche per cercare di far capire bene alle persone come intende lui il racconto. Quindi questo sembra quasi un racconto di Dickens, cioè una cosa classica, un qualcosa di potente. Per questo non è un caso che le inquadrature sia all'interno che all'esterno della locanda, che all'interno che all'esterno della Garovana siano curatissime nei dettagli, nei particolari, siano lentissime, sempre fisse o con piccoli movimenti di macchina. L'eccesso non è mai uscito da un'inquadratura fino allo scoppiettante e delirante finale che poi quasi si riavvolge su se stesso come in Funny Games, seppur non realmente nella pellicola, per incominciare a spiegare veramente cosa sta succedendo. Il capitolo, ad esempio, il segreto di Daisy, che lei ha visto la cosa, ha visto chi ha avvelenato chi poi morirà nel film e non lo dice, è uno dei capitoli più assurdi e interessanti. Così come è interessante il personaggio appunto di Jeremy Jason Leigh, che sta andando alla morte con uno strano
Sorriso, un personaggio veramente assurdo, una scrittura incredibile, ognuno di loro, Tim Roth sempre sottostimato, sottovalutato e poco utilizzato, un grandissimo attore che con Tarantino viene sempre elevato a grandioso attore, qui fa una parte un po' la Christopher Waltz, per capirsi, degli ultimi tempi, riesce a dare il meglio di sé in una parte difficilissima, perché è una parte sottotono, e quella del boia che sarà di Red Rock, che è fermo anche lui lì nella locanda, sono tutti fermi lì nella locanda per arrivare a Red Rock, proprio perché c'è questa bufera che li sta fermando a forza. Questo è quello che comunque Tarantino ci vuole far credere, perlomeno per almeno 3-4 capitoli, fino alla soluzione finale. Quello che non mi è ben chiaro delle critiche che gli sono state fatte, cioè che è troppo verboso, vuol dire che non avete mai visto un film di Tarantino, perché nei film di Tarantino si parla dall'inizio alla fine, almeno nei migliori, che è statico, che ha dei movimenti da macchina da presa, che non vogliono dire niente, non è vero un cazzo, ma come l'avete visto il film? Ogni movimento di macchina, ogni piccolo spostamento, ogni inquadratura, ogni cambio di prospettiva dà il cambio di prospettiva allo spettatore. Avete detto pure che la voce narrante è una palla, la voce narrante non serve altro che a dare quelle tre spiegazioni che sennò lo spettatore veramente non riuscirebbe a cogliere, per poi essere comunque beffato dalla stessa voce narrante che ci prende per il culo, come ci prende per il culo Tarantino con tutto il film, attraverso dei dialoghi fenomenali. Cioè tutta la parte centrale con Samuel Jackson, che era un ex militare nordista, che si mette a parlare con l'ex generale sudista, quello sulla serie che è Bruce Dern, roba da storia del cinema. Ci sono delle inquadrature che spezzano il fiato, la parte violenta, diciamo così, che tu ne hai detto, è troppo violento, troppo sangue, ragazzi, se uno spara in bocca a un altro, il cervello gli la faccia gli scoppia, il cervello gli esplode, cioè non è che è come vi fanno credere nei film con Nicolas Cage che fa il buchettino e fa la goccina di sangue. Se io ti sparo in un braccio da un centimetro te lo distruggo, con quelle pistole lì poi, cioè, si parla di pistole del West che sparavano bombe nucleari da 20 centimetri. Al di là di questo, il film è proprio bello. Quando si dice poi il film, ho visto un gran film, 3 ore sembrano 20 minuti, chi probabilmente lo taccia di lentezza, il giorno che vedrà Luci d'inverno, il settimo sigillo di Bergman, si butterà dal terzo piano, cioè non so come far capire. Il film è volutamente lento, ma volutamente ha un ritmo sinuoso, volutamente sembra un serpente, volutamente non è una pantera come poteva essere Kill Bill, volutamente è qualcosa che deve dare allo spettatore la possibilità di prepararsi a quello che succederà. E quello che succederà non è così originale, è scontato, ed è questa la cosa bella di Tarantino, che la scontatezza nei suoi film diventa in realtà grandiosità per il suo atto di scrittura, perché ti aspetti, nel momento in cui arrivi la scontatezza non arriva, arriva quando non te l'aspetti. Poi utilizza dei sistemi come mini flashback all'interno della storia una o due volte e basta, cosa che invece di solito un regista utilizza sempre, non nel film per dare spiegazioni, lui lo utilizza una volta sola, nel capitolo, come ho detto, di Daisy che sa un segreto, un capitolo fondamentale. E poi, che dire, chiunque si intenda un minimo della settima arte non può perlomeno non notare che la fotografia, il montaggio, la musica, la recitazione e la messa in scena in generale è perfetta. Quindi che la forma è intoccabile. La sostanza chiaramente è molto soggettiva come gusti, ma però anche qui come sostanza siamo di fronte a qualcosa che non è che si vede tutti i giorni. C'è un western che in realtà non è un western, perché la cosa bella è che qua, prima di tutto, già ci sono i cazzoni che dicono: come mai due western di fila? Tarantino non ha mai fatto lo stesso film di fila, che cazzo dite? Le Iene, Pulp Fiction e Jackie Brown erano tre noir fatti di fila, non è che, cosa dite, aveva voglia di fare un altro western, l'ha fatto, ma in realtà ha utilizzato il western come ambientazione, che la storia poteva essere ambientata nello spazio, poteva essere ambientata sottoterra, poteva essere ambientata ai giorni nostri, poteva essere ambientata ovunque. Il fatto che sia ambientata nel western è anche proprio perché a quel punto, in quel momento, ci sono tanti modi per poter parlare della storia dell'America, delle sue contraddizioni, della violenza su cui è nata, dell'impossibilità in realtà di avere eroi, perché nessuno dei protagonisti è un eroe, e soprattutto dell'impossibilità dell'essere umano di avere coscienza e pietà in situazioni che dovrebbero invece portarlo. Quindi tutti personaggi completamente folli e fuori di testa per un film che almeno per ora a me ha lasciato veramente il segno. Un film per certi versi anche difettoso, come ci sono queste donne difettose ma con il naso un po' più grosso, ma che è proprio quello che le rende affascinanti, e sono magari questi piccoli difetti del film che li possiamo trovare, forse un'eccessiva lunghezza,
forse un'eccessiva voglia di non mostrare la tecnica fantastica che Tarantino ha, ma per me in realtà tutto questo è una cosa positiva. Cioè, per me la lentezza voluta di Tarantino alza il film di 2 punti, per me i dialoghi volutamente lunghi e straripanti dei personaggi alzano di un altro punto, e quindi per me il film di Tarantino è semplicemente uno dei più bei film dell'anno. E chiaramente dovrà passare il tempo, perché non si può giudicare un film, chi lo definisce già capolavoro storico, secondo me dovrebbe un attimino pesare le parole, i capolavori, tranne quelli che possono poter sembrare subito di primo acchito, ma sono rarissimi, sono quasi sempre seguiti da una sorta di avanzamento del tempo che comunque li conduce ad essere quello che sono davvero, o capolavori o ottimi film. Quindi questo di sicuro per me è un ottimo film. Poi ho detto, soggettivamente è un film che può non piacere, perché è un film che, ripeto, se uno si aspetta un Tarantino alla Kill Bill, se uno si aspetta un Tarantino che fa volare le spalle tutto il film con la gente che si muove sullo schermo, 3000 parole, non è così. Le parole ci sono, ma sono perfettamente inserite all'interno di una storia che viene raccontata con una classe che solo un Tarantino può avere, è proprio riconducibile al suo stile, ogni inquadratura, ogni dialogo, anche quando poi arriveremo alle parti della violenza, dove ci saranno parti anche assurde e un po' più comiche. Il tutto viene strutturato in modo che lo spettatore abbia sempre comunque ben presente quello che il regista vuole raccontare. Ed è una cosa importante, perché non è tanto semplicemente come lo metti in scena un racconto, ma come lo esprimi, che cosa vuoi dire. Questo film è perfetto in quel senso, perché con le sue inquadrature fisse, con i suoi pochi movimenti di macchina, con le sue piccoli flashback, con la sua voce narrante, rende perfettamente la sostanza di quello che vuole essere. Non c'è un'inquadratura buttata via, non c'è un dialogo messo lì a caso. Quando esplode il sangue, esplode perché deve esplodere, ed è incredibile poi il finale, uno dei finali più tragici secondo me, e incredibilmente forti visti sullo schermo. Un film, tra l'altro, che alcuni hanno accusato di misoginia, si parlava di Ruman Denise, è una cosa assurda. C'è un film più femminista di questo, si vede poco, gli uomini sono tutti stupidi e violenti. Non che le donne, lei sia molto migliore, ma le altre, poi vedrete, insomma, non voglio spoilerare questo film più di tanto, perché è un film che va visto e rivisto, e che la gente non si deve permettere fisicamente di guardare in streaming o scaricare. Siamo vicini comunque a un'opera che è quasi d'arte, nel senso che ogni inquadratura sembra un quadro dipinto, ogni piccolo dettaglio è scelto con la minima, con la massima, volevo dire, scusate, precisione e concentrazione. Quindi un Tarantino lineare, in realtà un Tarantino lineare che spezzetta il racconto come vuole lui, senza però renderlo né confuso né astruso al cervello. Un film che vi fila via con una bellezza, sono 3 ore, sembrano 5 minuti, cioè io non capisco. È chiaro che se uno non si fa prendere dalla storia probabilmente si può annoiare, ma questo capita anche a me qua al Armageddon, che è una merda di film, cioè pure che tutti dicono è veloce, veloce, invece che per me è noioso. Di sicuro non dico che è lento, ma è sicuramente noioso per me. E che questo film sia noioso è un'idiozia. È noioso se uno non vuole scoprire che l'America è stata fatta col sangue, che l'America è stata fatta e costruita sulla pena di morte, che è costruita su persone che dovevano fare legge e che in realtà erano più criminali dei criminali stessi. È una cosa che parla dell'America d'oggi. La cosa bellissima, appunto, poi di questo film è questo, comunque, lo ripeto, che Tarantino parla dell'America d'oggi attraverso un film ambientato più di 100 anni fa, e lo fa con un linguaggio modernissimo, che si rifà però al cinema classico, perché ci si può trovare Orson Welles, ci si può trovare veramente Bergman, ci si può trovare Truffaut, ci si può trovare Carpenter, ma è anche inutile fare questo giochino di citazione a cercare cosa non trovare. Bisogna citare esclusivamente, se si vuole, sul lato tecnico, come ho detto, che la fotografia, il montaggio e la musica di Morricone è strepitosa. Non c'è un appunto di musica quando non serve, non c'è un rumore in scena quando non serve. Un film anche che vive di silenzi, di attese, e quindi un film completamente fuori dal suo tempo. È un gioiello raro proprio per questo, proprio perché non cerca di colpire lo spettatore allo stomaco ma al cervello, e ormai lo spettatore medio vuole essere colpito allo stomaco da cazzate come i supereroi, o da puttanate con gangster che volano sui muri quando non possono perché sfidano le leggi di gravità. E questo lo possono fare solo gli orientali, cioè quando lo fanno gli americani, vedete bene, viene fuori sempre una zozzeria, perché non hanno alcun gusto e poi della coreografia e dell'idea del corpo in movimento. Tarantino, che ha il gusto del corpo in movimento, che ha il gusto della scrittura,
sceneggiatura, che è mostruoso come sceneggiatore. Non si venga a dire che questa è una sceneggiatura brutta, perché se questa è una sceneggiatura brutta, buttate via tutti i film che avete in casa, compresi quelli del vostro amato Nolan e di tutti i nuovi registi che tanto stimate, che in Arrito e chi cazzo sono, che in confronto a Tarantino sono dei semplici mestieranti del cazzo. Questo deve essere chiaro. Cioè, Tarantino per me resta, e si conferma con questo film, impossibilitato a poter girare un film brutto. Qua, come Dalì era impossibilitato a fare un'opera d'arte brutta, o Picasso. Qui siamo di fronte a qualcuno che farà sempre qualcosa di bello. Che, ripeto, sia un capolavoro, questo lo dirà il tempo. Che sia un cesso di film, chi l'ha detto, probabilmente dovrebbe continuare a guardarsi Mean Girls, non lo so, questi film qui, Fast and Furious 7, magari che gli è piaciuto tanto, o i film di Michael Bay, del tanto amato Michael Bay. E questo è veramente un grande film. Poi magari leggi che c'è gente che dice che è bellissimo Il capitale umano di Virzì e poi ti dice che questo è un troiaio di film e rimani un attimino basito sull'idea di come molte persone, tra cui quasi tutte laureate al DAMS e quindi che vorrebbero fare il critico, riescono a distruggere questo film e poi magari danno 7 a Checco Zalone e a Quo Vado, che penso sia la morte del cinema e la morte anche della comicità. Quindi che dire di più? Il video lo chiudo qui perché non voglio parlare più di tanto, vi ho dato la mia opinione sul film in realtà. È un film che parla di tutto e il tutto di cui parla è condensato in dialoghi strepitosi e in riprese che parlano più di 1000 dialoghi. E come ho detto, c'ha una voce narrante che oltretutto non è assolutamente letteraria, ma che è una volta tanto al servizio della storia. In tutto questo Tarantino sta quasi dietro le quinte, non utilizzando quasi mai, se non per 2-3 scene, il suo stile completamente anarchico anche a livello di montaggio. Film quindi che funziona e come, che mi vedo 2-3 volte, già ho già visto 2-3 volte, che spero di rivedere altre 15 volte quando mi comprerò i Blu-ray, perché è uno di quei film che comunque hanno in sottotraccia tante di quelle cose da dire che probabilmente alla 20ª visione le avrò capite tutte. Quindi, dopo aver detto che per me, quindi, The Hateful Eight è un film da non perdere, che un cazzo è un cesso di film, come dicono alcuni, che probabilmente dovrebbero continuare a masticare robetta tipo Ant-Man e Deadpool e non romperci più il cazzo col cinema vero, parlate solo di fumetti, parlate solo di film trash della Asylum, parlate di filmettini di Virzì del cinema italiano, ma non vi mettete a parlare di cinema vero perché non ne capite un cazzo. Questo è un consiglio che vi do, fate vedere grosse figure di merda. Potete dire lo stesso di me, non mi offendo, tanto io le figure di merda le faccio da quando sono nato. Ma questo è molto relativo. Il film quindi per me è un film fantastico, uno dei migliori tre probabilmente di Tarantino per ora nei miei gusti, fra Pulp Fiction e Jackie Brown secondo me dopo viene questo. E quindi che dire, un salutone a Martin che è qui con me di domenica a cercare di girare questa recensione, che è stato molto difficile perché giustamente sono a lavorare, quindi è entrata parecchia gente, ne sono anche felice. Do un saluto ai ragazzi di Positano che mi sono venuti a trovare ieri l'altro, il solito salutone a Licaoni, al Tankis, a Leonardo, alla mia moglie, a tutti quelli che seguono i miei video, anche a quelli che non li seguono e che li seguiranno e che magari grazie alle imposizioni delle mani modello mago riuscirò a portare dalle mie parti, più che dalle parti di gente che parla di film del cazzo solo per pigliare visualizzazioni, ma questo il mondo si sa è fatto di 1 milione di visualizzazioni per scurreggia e 1000 per discorso serio, quindi non è un problema. Per chi mi ha detto dovresti avere più iscritti e mi rompe i coglioni tutti i giorni con gli iscritti, per come trovare più iscritti, per fare più iscritti, per beccare più iscritti, ve lo dico ora, ve lo dico più, a me degli iscritti mi interessa, cioè nel senso se vi iscrivete in tanti mi fa piacere, ma non me ne frega un cazzo, cioè non è che vivo per gli iscritti, non ho ben cose ben più importanti nella vita. Quindi faccio un saluto al mio socio Filippo che non si è sentito molto bene, faccio un saluto al mio babbo che come al solito non si è sentito bene, un salutone alle mie sorelle. E si spera che questa legge post-punk abbia chiarito la mia idea sul film Tarantino. Ringrazio un'altra volta i ragazzi della Dodos Art di Pisa che sono venuti a girare le ultime monografie e che dire di più, il mondo sarà anche bello per chi è vario, ma io l'avrei preferito molto meno vario e molto più simile a me. Questo è quello che tanto per dire. Risaluto Eleonora, la mia moglie senza la quale non farei un cazzo, anche perché l'unica persona che mi capisce veramente e mi apprezza per quel che sono e non per i miei video, quindi che dire, tanti bacini a mamma, un buon augurio a tutti, un altro ringraziamento a Martino e un ringraziamento comunque a tutti i clienti che mi hanno interrotto, perché vuol dire che vengono ancora a noleggiare in una videoteca, cosa incredibile nel 2016, siamo fieri e
veramente orgogliosi di essere vintage, vintage dentro. Quindi vi aspetto per i prossimi consigli che usciranno i primi di marzo, per le prossime quattro recensioni post-punk che usciranno a marzo, per la monografia di marzo, per i consigli musicali di marzo, per gli invisibili di marzo e per tutte le cazzate che dovrò fare. Un salutone a Ciro e Alessio del Fipili Horror Festival, al quale vi consiglio di venire e a correre in massa ad aprile, quando lo faremo qui a Livorno, un concorso di contometaggi e di scrittura notevole. Più ringrazio Domiziano Cristofaro per avermi messo in giuria del Teatrica Optical Theater Festival, un festival internazionale di cinema fatto su internet, andate a cercare il bando e tutto il resto. Mi trovo in giuria tra l'altro con Frank LaLoggia, regista di un film come Scarlatti, che è un grandissimo film, con Adam Kirsch, che è regista di Autopsy. Insomma, mi trovo in una giuria varissima di scrittori, infatti mi sento onorato che Domiziano mi abbia chiamato. Poi un ringraziamento a tutti i ragazzi che hanno mandato appunto i corti per il FIPD, non posso dire quali mi sono piaciuti e non mi sono piaciuti. Dopo il FIPD, quindi aprile-maggio, farò uno specialino sui 5-7 corti che io ho amato di più, al di là di quelli che poi premeremo sul momento. Quindi un salutone a tutti, un buon augurio dal Frusciante, dalla Videodrome di Via Magenta a Livorno. Venite a noleggiare i film, non li scaricate, fateci ancora vivere per almeno qualche annetto, così perlomeno potrò andare forse in pensione senza dover chiedere gli spiccioli in via Riasoli con la mia chitarrina. Arrivederci. Ma anch'io, prima di vedere questo film, avevo sentito tante critiche veramente negative. Ho detto, ma che Tarantino aveva fatto un film brutto, non ci si vede. Quindi sono d'accordo completamente con quello che ha detto Federico. Secondo me è fra i migliori che ha fatto, altro che brutto film. Cioè, non è possibile. Tarantino fa un brutto film, non è possibile. Cioè, dire che è brutto questo film è come dire che Eva Green pare la moglie di Renzi. Cioè, è impossibile. Praticamente impossibile.